Verona, tra le torri della città e le mura di un castello che ha visto la grandezza e l'oscurità, esiste un'ombra che si muove silenziosa e inquietante. È l'ombra di un uomo potente, un signore di altri tempi, conosciuto come Can Grande della Scala. La sua vita è stata segnata da conquiste audaci, alleanze segrete e ambizioni smisurate, ma la sua morte, avvenuta in circostanze misteriose e oscure, ha gettato un velo di tenebra sulla sua figura, trasformandolo in un enigma intramontabile. Questo è il racconto di Can Grande, un uomo di potere e mistero, la cui vita e morte continuano ad ispirare storie e leggende del suo fantasma, un'ombra nel buio, un fantasma intrappolato tra i secoli, pronto a svelare i segreti sepolti nell'oscurità della storia di Verona. Can Grande Primo della Scala è stato uno dei membri più influenti e potenti della famiglia della Scala, una dinastia che governò la città di Verona nel XIV secolo. Nato il 9 marzo 1291, Can Grande fu signore di Verona dal 1308 fino alla sua morte nel 1329. Can Grande era il nipote di Alberto I della Scala, noto come il Grande, che fu uno dei primi membri della famiglia a salire al potere a Verona. La famiglia della Scala governò Verona in un periodo tumultuoso, caratterizzato da conflitti interni e lotte per il potere, nonché da minacce esterne, comprese guerre con altre città-stato italiane e interventi dell'impero romano. Can Grande era noto per le sue abilità militari e tattiche, che gli permisero di estendere il territorio sotto il controllo della città di Verona. Durante il suo regno acquisì importanti città e territori, tra cui Padova e Treviso. Can Grande fu un personaggio complesso, una persona animata da una forte ambizione e determinazione per espandere il suo potere e quello della sua famiglia. Ma non solo Can Grande non esitava ad utilizzare metodi spietati per raggiungere i suoi obiettivi, ma questo comportamento brutale era in linea con il contesto politico turbolento dell'epoca. Ma Can Grande aveva anche un'anima gentile, era anche un patrono delle arti e della cultura, sostenne artisti, poeti e letterati dell'epoca, tra cui Dante Alighieri, che dedicò la Paradiso a lui. Un uomo carismatico non poteva non avere una morte misteriosa. La teoria più diffusa è che Can Grande sia stato avvelenato. Si crede che il veleno sia stato somministrato attraverso una lettera o un dono, probabilmente durante una festa o un banchetto. Alcuni storici credono che Can Grande sia stato assassinato per motivi politici, altri sostengono che potrebbe essere stato il risultato di intrighi all'interno della sua stessa famiglia. In pochi credono alla fatalità o alla morte naturale. Non esiste una prova definitiva che spieghi in modo incontrovertibile le circostanze della sua morte, e la verità sulla scomparsa di Can Grande della Scala rimane oscura e avvolta nel mistero. E dietro ad ogni mistero fioriscono storie strane e misteriose che amiamo raccontare. La leggenda che si racconta sul fantasma di Can Grande parla di uno spirito presente all'interno delle mura di Castelvecchio, il castello che fu una delle sue residenze principali. Alcuni visitatori del castello sostengono di aver sentito rumori misteriosi, passi e risate sinistre provenire dalle stanze vuote del castello. Qualcuno si spinge a dire di aver visto un'ombra scura che assomiglia a Can Grande, vestito con armatura medievale, che si aggira per le sale della rocca. La leggenda narra che l'anima inquieta di Can Grande possa essere rimasta intrappolata in cerca di pace eterna, oppure che possa continuare a vigilare sul suo castello anche dopo la morte. Oppure ancora, altri credono che il suo spirito sia tormentato per il mistero che circonda la sua morte e che sia destinato a vagare per l'eternità fino a quando la verità non sarà svelata.